Salvatore Cafiero, presidente della delegazione Borgo di Confcommercio. Beh, questa mattina tanta rabbia, tanta amarezza, tanto sgomento per come l'amministrazione comunale tratta nei confronti dei commercianti. È emersa evidentemente la mancanza di dialogo. Eppure lei e la sua delegazione, insieme a Confcommercio, più volte avete cercato un'apertura. Ricordo l'iniziativa di un anno fa dinanzi al Cinema Fusco, in cui si chiedeva un impegno dell'amministrazione, ma finora solo parole e dichiarazioni di intenti. La rabbia oggi deriva dal fatto che alcuni elementi dell'amministrazione comunale vogliano spostare l'attenzione dei disagi della città sull'installazione dei cordoli. Ciò non è così. Noi abbiamo detto più volte che siamo aperti a qualsiasi tipo di iniziativa che possa riportare alla legalità, ma ciò va concordato. I miei colleghi di Cesare Battisti qualche giorno prima avevano avuto un incontro col presidente dell'AMAT Poggi e col comandante dei vigili, avevano chiesto un po' di tempo per far sì di poter organizzare la situazione su Cesare Battisti, dirottando le auto dei colleghi e dei dipendenti sul nuovo parcheggio di Piazza Icco in maniera tale da rendere più fruibile la via. Invece c'è stato un vero e proprio blitz con l'amministrazione che ha deciso di punto in bianco di installare i cordoli. Ora, il problema di Taranto non sono i cordoli e Confcommercio non ha mai detto noi vogliamo che rimanga una situazione di illegalità. Noi però vogliamo parlare, vogliamo trovare insieme delle soluzioni, vogliamo capire perché il parcheggio dell'UPIM, che servirebbe tranquillamente le due zone, Cesare Battisti e Borgo, continua ad essere chiuso. Vogliamo capire perché il parcheggio di Arena Artiglieria, di facile soluzione, continua a non essere aperto. Quel parcheggio servirebbe tranquillamente gli operatori del mercato Fadini, la zona di Cesare Battisti, via Principale Medio e tutto il Borgo. E allora non vogliamo che l'attenzione venga posta sul fatto che i commercianti dicono no ai cordoli. I commercianti non dicono no ai cordoli, i commercianti dicono sediamoci, parliamo e parliamo di trasporto integrato, trasporto che favorisca lo spostamento delle persone ma favorisca anche le attività commerciali. Non dimenticate mai che le nostre attività commerciali svolgono un ruolo sociale fondamentale. Voi immaginate cosa potrebbe essere via Cesare Battisti con tutte le luci spente delle attività commerciali, quanta poca sicurezza potrebbe dare anche agli stessi residenti una via fatta in quel modo.